teme un po' i suoi concorrenti che vengono un po', cioè la precedente amministrazione Expo, lei non si sente un po'? No, assolutamente, abbiamo parlato di contenuti, di numeri, abbiamo dato le giuste risposte, ci siamo in corsa, mi sembra che stasera abbiamo contribuito a rendere eccellenti queste primarie, aperte, libere, fuori dagli schieramenti, per i cittadini, partendo dalle periferie. Pensato che sia il tema forte, un tema forte di rilancio delle politiche di questa città. Noi ci siamo, lavoriamo per recuperare le risorse anche dal privato che vuole stare dentro questa sfida della grande responsabilità sociale che si ha anche quando si parla di impresa. Penso che tutti voi siete con me in questa idea che ha dello straordinario e che vogliamo portare avanti con assoluta forza e determinazione fino al 7 febbraio. Pianeta, questo progetto dei Navigli di Sala non la convince proprio? Cominciamo prima a occuparci di quel dissesto idrogeologico che sappiamo, conosciamo tutti, che Dani Guardia è arrivato addirittura all'isola. Quindi apriamo la Martesana, è una via che potrebbe permettere l'apertura allo sfondo del Seveso. Secondo me il dissesto idrogeologico di questa città è una parte importante, le città dovranno essere sempre più resilienti, lo dice Parigi, le COP21, su questi temi ci siamo anche per formazione professionale. E penso che i cittadini si aspettino prima una risposta concreta e poi sull'apertura dei Navigli si discuterà. E i fondi sono importanti, visto che continuiamo a dire che non abbiamo più risorse pubbliche, trovare un nuovo, anche una nuova forma mentis. Tre candidati sono più abituati all'esposizione mediatica, non si sente il più debole? Assolutamente no, siamo venuti qua stasera, sono davanti a voi in completa serenità. Vi rispondo a qualsiasi tipo di domanda, non c'è problema, anzi grazie, mi avete circondato. E dal punto di vista amministrativo non si sente più debole rispetto agli altri? Cosa vuol dire amministrativo? Io sono un manager del sociale, sono abituato a guardare i numeri, a guardare i conti, a confrontarmi con tutti, nessuno escluso. Penso che siano caratteristiche fondamentali per un sindaco: fare sintesi, non escludere nessuno, stare sul territorio, conoscere le problematiche e guardare anche al tema del lavoro come tema di grande innovazione per tutto il nostro paese. La sfida è anche a Renzi, l'avete sentito.